partigiano gli ha detto: ma dove andate a fare che non ho detto, il partigiano ha detto: vengo con voi. E perché? Allora lui ha detto: venite con me che vi nascondo. Ma poi c'erano dei che ha detto: no, no. Allora ha detto: venga con noi. L'uomo che, quell'uomo lì che lo voleva nascondere. Sì, e quel partigiano lì, tanto adesso è morto. E come si chiamava quel partigiano? Non lo so. C'erano dei partigiani che sono venuti dietro. Della resistenza. Per resistenza noi intendiamo l'opposizione ad ogni ingiustizia in nome della libertà e dei valori della vita. I martiri del Cudine furono appunto i partigiani morti per difendere questi valori. E voi sapete benissimo che a loro ricordo è stata eretta questa scuola monumento, intitolata appunto ai martiri del Cudine, che sorge in quel luogo dove essi furono trucidati. Questi uomini, i partigiani, combatterono con fucili in una guerra in cui furono usate le bombe atomiche. Questi soldati, senza divisa, vestiti male, armati male, sono i partigiani. La lotta di questi uomini e degli altri partigiani in ogni parte d'Europa fu chiamata appunto resistenza. Io facevo parte di una piccola pattuglia di partigiani che aveva resistito a Corio. Siamo stati poi inseguiti in montagna dai russi bianchi. Siamo arrivati qui di notte, stanchi, affamati, ed era proprio la notte in cui avevano ucciso quei poveri ragazzi, erano tutti ex carabinieri. Questa strada che rifaccio adesso, dopo 25 anni, presso poco, allora era anche così, anche se era di notte. Ricordo che era molto stretta questa strada. Ci hanno dato la notizia che erano stati uccisi questi ragazzi. Io ero affamato, pallido, stanco. Ricordo di una vecchia che mi si è affiancata e aveva una scodella di riso e castagne calda, e affiancandomi mi imboccava con un cucchiaio, mi dava da mangiare. A un certo momento io facevo parte di una piccola stappetta. Abbiamo sentito un rumore di motori, carri armati. E questa strada così piccola, e nel momento in cui sono arrivati questi motori, questi carri armati, ci hanno preso un pochino alla sprovvista. Ricordo che ci siamo buttati nel ciglio della strada e ci siamo aggrappati, ecco, le nostre mani, ci siamo aggrappati e appesi appunto verso la scarpata. I carri armati ci sono passati a pochi centimetri, ci potevano anche schiacciare le dita.
Dopo abbiamo vagato per le montagne. So che quando è finita, diciamo, questa bufiana, questo rostellamento, sono andato al cimitero di Corio, ho visto questi poveri ragazzi stesi per terra, sembravano delle statue, nelle forme, nelle posizioni più strane. Erano con braccia allargate, le gambe contorte, erano uno spettacolo impressionante. Sono rimasti così stesi in quel posto, in quella terra, fuori dalle tombe per un po' di giorni, io non ricordo più quanto. È stato uno spettacolo che mi rimane ancora impresso nella mente. Anche l'Italia ebbe la sua resistenza. Per un anno e mezzo i partigiani combatterono contro i nazisti e contro i loro alleati fascisti. E la lotta fu condotta spesso con disperato valore contro delle forze nemiche enormemente superiori per numero, per mezzi, a quelle dei partigiani. C'è qualcuno di voi che conosce qualcuno che fu partigiano? Mio nonno, e anche mio papà. Oppure qualche episodio di questa vita partigiana? Mia madre mi ha raccontato che mentre sparavano agli altri, uno di quei partigiani ce l'ha fatta a fuggire. Allora, mentre che fuggiva, altri le andavano dietro, le sparavano. Così saltò giù l'aiuola che c'è lì sotto della strada, andò giù alla casa di mia cugina e lì le medicarono le ferite, che era ferito in una gamba. Allora fece ancora altri chilometri a piedi e andò dai suoi e lì dicevano a levarle la pallottola, no, perché non potrebbe neanche più guarire. Allora hanno detto, lì c'era un dottore, ha detto piuttosto si taglia la gamba, così resterà sì senza la gamba, ma però guarirà. Allora le tagliarono la gamba e quest'uomo è ancora vivo oggi e mia mamma sa persino dove abita. Io sono Burlando Giovanni, comandante del reparto che per primo ebbe i suoi ordini, i carabinieri che abbandonarono il deposito di Riva al Maggiore. È qui con me il brigadiere che allora comandava il reparto e che ritenemmo dovesse ancora comandare i carabinieri che erano passati nelle nostre file, Giambi Ferdinando. Caro Giambi, a distanza di tempo rievocare certi episodi ci fa riportare a dei momenti dolorosi anche, che vorremmo dimenticare, ma che non si possono. Vuoi ricordare il passaggio come ci conoscemmo e ricordare qualcuno di quei nostri meravigliosi compagni che io ritengo e ho sempre ritenuto un alto onore aver avuto al mio fianco? Beh, dire di voler dimenticare, io penso di no, penso che dovremmo cercare di ricordare, come noi ricordiamo, tutti quei fatti che avvennero dal momento in cui io abbandonai l'arma caduta ormai sotto la Repubblica Sociale Fascista e con tutti gli uomini volontari, cioè 27 allora, carabinieri, compreso un brigadiere, e siamo passati nella tua formazione, che allora era la 46esima Brigata Garibaldi, situata nelle Valli di Lanza, mi pare, in Chiaves. E da allora, quella data mi pare che sia il 4 giugno 1944, dopo naturalmente vari approcci con le varie formazioni, dopo aver anche fornito armi e munizioni in precedenza, siamo passati direttamente in formazione autonoma partigiana, di cui io ne ero stato nominato comandante. Il fatto ultimo che noi commemoriamo è senz'altro uno dei più dolorosi di queste vallate, più dolorosi per le modalità efferrate del delitto. Non è più guerra quella, si tratta di una tragedia che rappresenta tutta la rabbia, tutta la malvagità che può aver avuto un popolo
popolo caduto sotto una egemonia nazifascista. Quali sono i tedeschi? Quali erano i fascisti ai fianchi dei tedeschi? Quella dolorosa mattina del 17 novembre 1944. Io sono il partigiano Aselio Castagnò Giovanni. Dopo la tragedia qua abbiamo trovato dei corpi irriconoscibili, tutti fracassati. Li abbiamo caricati come abbiamo potuto su un carro, senza comparazione come caricare dalla legna, tutti insanguinati. Li abbiamo accompagnati nel camposanto di Corio, in tre li abbiamo messi sul tavolaccio nella sala mortuaria e poi siamo andati a pulirci tutti tre insanguinati. Anche mia mamma mi ha raccontato che a Casegallo dei partigiani si erano nascosti in una casa. I tedeschi lo sapevano, allora l'hanno circondata e poi dato fuoco da una parte. Tanti sono scappati, ma sono stati uccisi durante scappavano per il sentiero. Così tanti sono stati uccisi più in su, tanti più in giù. Erano 27. La sera precedente, cioè la sera del 16 di novembre 1944, si tornava da un'azione, ero io con 13 altri partigiani, da un'azione di guerra, avevamo preso due russi prigionieri e con questi partigiani male andati, alcuni dei quali avevano la febbre ed anche feriti, ci siamo fermati qui nell'accampamento che allora era comandato da un certo Vigin, anche esso assente perché era in missione con parte dei suoi uomini. E verso le 2 di notte ci siamo rifocillati un po' e poi ci siamo messi a dormire per terra dentro una stalla. Sennonché il risveglio è stato quello più doloroso, in quanto abbiamo sentito un grido d'allarme, era il primo partigiano, una delle sentinelle appena uscite, che ha visto questi tedeschi venire su, già avevano già piazzato le armi, praticamente già circondati. Infatti al suo grido d'allarme ha fatto eco un colpo di fucile e questo partigiano è stato uno dei primi ad essere a morire. Io mi sono portato subito alla porta, ma come ho aperto la porta sono stato addirittura preso da due tedeschi e immobilizzato immediatamente. Questo locale non aveva finestre, era solo una porta, era una stalla senza alcune finestre, quindi non abbiamo potuto vedere di che si trattava. E così ci hanno poi portati fuori tutti e hanno chiesto chi era il comandante. Io ho alzato la mano e ho detto che ero io il comandante. E anzi dissi a questi ragazzi, state tranquilli, se devono fucilare uno, fucileranno me. Finché si è verificato il contrario. Tutti questi ragazzi sono stati presi e portati in basso. E io venni legato con le mani dietro la schiena e oltre me presero i due dei russi. E poi c'era un polacco, uno slavo e un romeno. Venivamo tirati fuori assieme a me e dopo alcuni minuti ho sentito delle raffiche in basso. Hanno incominciato a rafficare, tutti questi partigiani li hanno addirittura crivellati, erano irriconoscibili. Quando io sono sceso in colonna con questi tedeschi ho visto questa strage, questa visione, questi erano addirittura irriconoscibili, la testa di alcuni partigiani non esisteva più, esisteva in parte. Così mi pare. E poi si capisce, venni portato in un primo tempo a Corio, poi nella prigione di Lanzo, sempre provvisoria, di lì a Cornier, da Cornier alle Nuove, dalle Nuove interrogato due o tre volte all'albergo nazionale e poi deportato nel campo di concentramento di Bolzano, dalla quale poi dopo, nel mese di marzo del 1945, sono riuscito a evadere con altri 7 detenuti
che allora era una, blocco, facevano parte del blocco K di Bolzano. Sono rientrato poi di nuovo rientrato in formazione. Alcuni giorni, nel mese di fine marzo, sono arrivato di nuovo in formazione con Burlando.